Abbiamo fatto questa iniziativa sul biometano perché lo riteniamo una straordinaria opportunità per l'Italia. Finalmente, dicembre scorso, è stato emanato il decreto ministeriale che stabilisce le regole fondamentali per utilizzare il biometano non solo in cogenerazione, ma anche per l'immissione nella rete del gas naturale, della rete del metano, e poi anche per gli autotrasporti. Perché la riteniamo una grande opportunità? Perché il biometano è l'unico biocarburante che l'Italia può produrre autonomamente grazie all'enorme quantità di residui agricoli, residui agroalimentari, anche dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, è un parte anche di colture dedicate, e quindi ci permetterebbe di essere autonomi da questo punto di vista dei carburanti alternativi e di soddisfare gli obiettivi che assegna l'Unione Europea al 2020 a tutti gli Stati membri di garantire almeno un 10% di carburanti alternativi rispetto al consumo globale di carburanti. Ma non solo il biometano è l'opportunità di utilizzare materie prime italiane, ma è anche l'opportunità di utilizzare una rete di distributori di metano che è la più estesa in Europa, la possibilità di avere una flotta di autoveicoli che è una delle più estese in Europa. Quindi abbiamo tutte le condizioni ideali perché il biometano diventi veramente un carburante alternativo utilizzabile in Italia. Sono nate le prime esperienze, sono ancora esperienze pilota, alcune le illustriamo proprio stamattina in questo convegno. Sono esperienze anche di aziende agricole, c'è un'azienda agricola dell'Odigiano che già fa, voi sapete che il biometano è praticamente un biogas depurato soprattutto dall'anidride carbonica che è insieme al metano. Metano è già presente al 50-60% dentro il biogas, con la depurazione cosiddetta upgrading si ottiene un metano puro al 96-98-99%. Mancano ancora i decreti attuativi per stabilire qual è ad esempio la percentuale minima, se deve essere il 98 o deve essere il 99%. Questo ce lo dirà l'autorità per l'energia elettrica e ce lo deve dire che deve ancora emanare due decreti attuativi perché il biometano possa diventare un'opportunità concreta a tutti gli effetti. Un'altra cosa importante, il decreto prevede degli incentivi interessanti divisi per le diverse tipi di applicazione. Se lo vogliamo utilizzare come biocarburante c'è un tipo di incentivo, se lo vogliamo utilizzare in cogenerazione un altro, se lo vogliamo immettere in rete un altro ancora. E come già è successo per l'energia elettrica, viene incentivato soprattutto l'utilizzo di biometano prodotto da residui agricoli rispetto alle colture dedicate.